Diretta Rock, buonasera Valdichiana, bentornati dal Parco Ex Fierale di Acquaviva. Siamo con Alessio Biancucci nella direzione artistica di Live Rock Festival per presentare questa frizzante, va bene come termine, come aggettivo, come participio presente anzi, di stasera. Vabbè, comunque, seconda serata di Live Rock. Ieri sera siamo scatenati con i La Fam, è stato bellissimo, solo recensioni positive. Stasera che cosa ci aspetta? Stasera ci aspetta una di quelle serate che incuriosiscono prima di tutti la direzione artistica, diciamo così, perché ogni tanto ci togliamo anche qualche sfizio. Sicuramente abbiamo messo insieme tre artisti di provenienza, di estrazione molto diversa, ma tutti legati da una stessa caratteristica, cioè quella di esprimere della qualità nella scena indipendente alternativa di ricerca, direi, italiana. E questo è un fatto che sicuramente caratterizza Big Mama, una dei nuovi talenti della scena rap hip hop italiana. Lei si contraddistingue ovviamente per il suo impegno sociale e civile, anche in testi molto forti, molto consapevoli relativamente alle questioni di genere, alla body positive. Quindi è una situazione che ci interessa molto, anche perché sono barre scritte con un certo criterio sintattico letterario che ci incuriosisce. Dal punto di vista della scena indie rock, c'era una band tra tutte quelle italiane che ci mancava e che stavo inseguendo, sono i Fan Before You Came. Ce li abbiamo portati, li abbiamo convinti a tornare a suonare dal vivo nonostante qualche reticenza dell'ultimo biennio, e siamo particolarmente felici di averli qui sul palco, perché i Fan Before You Came negli ultimi 10 anni hanno scritto musica e parole importanti per scandire la scena indipendente italiana. Si chiude con uno dei soggetti che più incuriosiscono quelli che davvero seguono l'evoluzione musicale europea italiana in prospettiva, cioè quelli che sanno guardare un pochino oltre. Ci hanno detto: bravi che avete preso Lorenzo Senni. Lorenzo Senni è un producer, compositore, concettuale, lavora con la techno, una techno particolarmente elegante, tiene i bassi, come usa dire lui, molto asciutti, molto puliti, perché lavora in maniera assolutamente qualità più che rumore, e questo per un producer non è sempre scontato, tant'è vero che lui ha saputo affermarsi con questo suo stile, con questa sua grammatica elettronica, festival più importanti in Europa come il Primavera Sound di Barcellona, dove ha riscosso quest'anno apprezzamenti unanimi anche sul piano internazionale. Grandiosi artisti italiani stasera, ma poi abbiamo visto e ci aspettano artisti internazionali di enorme rilievo. Ultima cosa che ti chiedo, è presto per i bilanci finali, però già possiamo fare un po' un'analisi su come ha risposto il pubblico e soprattutto il collettivo Piranha al ritorno del Live Rock Festival nella sua dimensione tradizionale pre-pandemia. Sì, ovviamente ormai non ci sono più punti di riferimento, quindi è un'edizione ricca di incognite anche per noi. Sicuramente abbiamo visto una prima serata particolarmente partecipata, un mercoledì dove il pubblico è arrivato, ha chiesto informazioni e ha prenotato anche da larga parte del bacino nazionale, quindi da tante città non solo del centro Italia ma anche oltre. Quindi significa che il movimento musicale è ripreso. Non si tratta soltanto di capire cosa potrà mettere insieme in termini di pubblico e di partecipazione il Live Rock Festival, ma di capire qual è lo stato di salute della fruizione dei concerti live in Italia, soprattutto di certi concerti live, perché ovviamente gli eventoni industriali tutti i pienoni sanno farli, ma laddove si riesce a fare un po' di ricerca, un po' di avventura, un po' di coraggio, non è facile avere pubblico, e finora i riscontri sono molto molto incoraggianti, molto più incoraggianti di quello che si potesse presumere a marzo, a febbraio, quando abbiamo messo insieme questo tipo di programmazione. Quindi continuiamo a lavorarci e vediamo che succede nelle prossime serate, ma siamo molto molto fiduciosi. Grazie Alessio, secondo me ci sarà modo per riconfrontarci e fare dei bilanci finali. Sì, ci sono anche tanti altri volontari che sono anche più simpatici e interessanti di me, quindi servitevi pure anche altrove. So che sei richiestissimo nel backstage, quindi grazie per il tuo tempo. No, grazie a voi, super. A presto, ciao ciao. Ciao, ciao Alessio, grazie. E quello che state sentendo, non so, sentite delle note in sottofondo, non è una cassa, non è musica registrata, ma è un live.
Il palco attualmente è fermo perché i live inizieranno alle 21.30 con Big Mama, ma già a partire dalle 20 nella zona del bookshop è stato allestito un palco per ospitare il trio Montes, che sta aprendo questa seconda serata di Live Rock Festival, perché la loro esibizione si inserisce all'interno di un progetto che si chiama Rassegnati Mai della Regione Toscana, e che appunto cerca di promuovere i talenti del territorio e che ovviamente il collettivo Piranha e il Live Rock Festival hanno abbracciato immediatamente. A questo punto, visto che abbiamo parlato di collettivo, abbiamo parlato un po' del clima che si respira all'interno dell'associazione, vorrei introdurre la meravigliosa, fulgente, splendida Valentina Chiancianesi. Ma eri in pensiero, vero, che stasera non mi avevi ancora visto? Sì. Vero? Sì. Ma ero a coordinare un altro gruppo. Quello con cui avete parlato finora è quello che vediamo tutte le sere qua on stage. Sono andata a coordinare il backstage, ma non quello degli artisti. Quelli degli artisti con la A maiuscola, che sono i volontari della cucina, perché è anche grazie a loro se la macchina del Live Rock va avanti e il menù del Live Rock è famosissimo in tutto il mondo, perché ovviamente loro durante la giornata non si fermano, certo, perché danno vitto e alloggio, perché veramente sta diventando una casa questo fierale, agli artisti che vengono a provare, si alternano. E stasera che cosa mangerai, Tommaso? No, io ti volevo chiedere se avevi assaggiato gli gnocchi Piranha. Assolutamente sì, li ho assaggiati ieri sera. E? Recensione? E sono una bomba, perché poi sono succulenti, succosi, pastosi, sono buonissimi, ragazzi. Sono super top, sono esplosivi come il Live Rock Fest. Rock, sono rock, uno gnocco rock. Rock. E allora, che dire? Quindi, io che dire? Direi... Io sto perdendo tempo perché devo fare la traversata del fierale. Vuoi fare la Virgilio delle cucine, sì, di Live Rock Festival? Faccio la Virgilio. Quindi camera mobile, attenzione, c'è questo passaggio tecnico meraviglioso. È un passaggio tecnico che mi sta tanto pensiero. Io ti passo la microfonia. Io passami tutto e vi porto a... E io... Tu ci saluti, mi lasci da sola, sì, in questo passaggio. Il festival. Non vi preoccupate, vi sarò la vostra Virgilia, appunto. Allora, io intanto vi farei vedere qua come è allestito il fierale di Acquaviva. Praticamente chiederei a Albanini di andare un pochettino più veloce, ma non per altro, ma perché comunque è grande. Facciamo vedere di là dall'altra parte la birreria, il pub, bookshop, dove appunto si sta esibendo il trio Montes, che ci accompagnerà fino a quando non inizieranno i concerti di questa sera. Concerti che vi ha parlato e spiegato che cosa andremo a vedere qua sul palco di Acquaviva, puntata di Diretta Rock interessante, un po' come sempre abbastanza movimentata. Vedete qua il ristorante, ora ci addentriamo, ragazzi. Salutiamo i nostri commensali, vedete che sono, che c'è la sala piena. Bene, eccoci qua in cucina. Vino, salutate ragazzi, salutate. Eccolo, vieni subito qua, Nicolò, ti prego, vieni subito qua, eccolo qua. Tu sei il responsabile del servizio, squadra servizio, il vice responsabile del capo servizio, giusto? Ascolta, come organizzi tutti questi ragazzi qua questa sera, durante queste sere? Allora, i ragazzi sono organizzati, ci organizziamo, diciamo che il responsabile inizia a cercare i ragazzi già dall'anno prima, poi la ricerca prosegue durante tutto l'anno e si cerca di raggruppare una squadra pronta appunto a sostenere il servizio, quindi formata da ragazzi più piccoli, ragazzi più grandi. Il settore servizio al ristorante è sempre un settore in continua mutazione durante tutti gli anni, mutamento a causa del fatto che comunque viene riempito sempre da ragazzi sempre più. Senti, più o meno quanti ragazzi sono in queste sere a servizio? In queste sere siamo circa una trentina di persone. Bella squadra, persone. Sì, una squadra importante, però è necessaria perché bisogna ricoprire comunque un servizio che dura dalle 8 di sera a mezzanotte, quindi c'è bisogno comunque di una squadra che si possa anche dare dei cambi quando c'è necessità, comunque di sostenere anche tutta la mole di lavoro. Un bel lavoro di squadra. Sì. Chiederei al nostro Banini di far vedere anche la griglia.
che poi sono diligentissimi, non alzano la testa neanche se li chiami proprio. Eh no, ora questo è un momento di concitazione, quindi devono essere sul pezzo anche per gestire le comande, gli ordini e tutto. Assolutamente, assolutamente, sì. Quella è una cosa fondamentale. Allora andiamo, allora qui abbiamo, avete visto la griglia, abbiamo visto la cucina, io sto andando dentro, sto andando a ritroso, spero di non cadere dentro a niente. Qui vediamo che qualcuno si sta aspettando il loro turno. Prego, venite. Mi serve Fabiola. Vado di qua, vado di qua. Eccomi. Sono arrivata e ti ho preso proprio mentre stai preparando un vassoio, perché questo è il reparto pub, giusto? Come ti chiami? Vittoria. È il primo anno che servi al Live Rock? Sì. Ah, un compito importantissimo quindi quest'anno, mi raccomando, Vittoria. Eccola, Fabiola. Allora, come sta andando questa serata? Bene, questa serata bene, in realtà siamo partiti da poco, ieri sera siamo andati... Tanta roba, infatti abbiamo commentato con Alessio, siamo partiti proprio con il botto. Col botto fortunatamente sì, andrà bene, abbiamo fatto tanto ieri sera, speriamo di continuare così fino a domenica. Senti, anche tu gestisci un team numeroso di ragazze, donne e uomini, come li organizzi tutte le sere? Abbiamo... le nostre due quote azzurre, poi sono tutte quote rosa spontanee, è così il mondo è donne. Ci organizziamo perché tanto l'importante è fare gruppo, ci diamo una mano. In realtà abbiamo provato a fare dei turni, siamo tutti qui comunque, perché comunque il turno tanto è un modo per divertirsi, quindi è anche un divertimento venire qua. Ci siamo, ma tanto ci siamo lo stesso. E quindi il turno è giusto qualche scamotage per arrivare 10 minuti più tardi. Senti, che cosa prevede quest'anno il menù? Perché so che avete comunque anche rivisto un po' la proposta del cibo. Sì, per stare sempre un pochino sul pezzo, come si dice, abbiamo due hamburger come da tradizione negli ultimi anni, uno un pochino più appunto tradizionale, quello con pomodoro e insalata, semplice, un altro invece legata al territorio fortemente con il pecorino di Pienza e rigatino e l'hamburger appunto e le cipolle caramellate. Molto buono, devo dire. Merita, sì, assolutamente merita. E poi ovviamente una proposta vegana col veggie burger, che in realtà quest'anno si chiama Joplin. E poi il panino con la salsiccia e le pulezze, che non può mancare mai. Sì. Avete definito il vostro menù inclusivo? Sì. Possiamo dire che è un po' la parola d'ordine di quest'anno, giusto? Assolutamente sì, perché il collettivo per anni è questo, cioè includere, fare gruppo, come ti dicevo prima, e quindi anche il menù, cioè ci deve essere una proposta adatta a tutti, perché tutti sono benvenuti e tutti possono venire a cena da noi. Ovvio, e noi invitiamo gente a venire a cena e poi ai concerti. A cena e ai concerti. Grazie Fabiola, grazie. Allora, vi abbiamo fatto vedere il ristorante, vi abbiamo fatto vedere la griglia, vi abbiamo fatto vedere la cucina pub, e questa invece è la pizzeria. Allora, io avevo concordato un'intervista, ora io vorrei entrare dentro, ma non vorrei troppo disturbarli. Soprattutto io sto cercando Bollesio, ma non lo sto vedendo. Te chi sei? Dani, oh, nome e cognome, perché... Cioccoli Mattia. Allora, si è venduto un po' Bollesio come responsabile della cucina, è quello il problema, ecco perché ti ho chiesto te chi sei. Molto bene, perché lui ha la maglietta quella giusta dell'anno giusto, io invece stasera sto di lavoro più che altro. Senti, responsabile della pizzeria, come sono questi ragazzi? Perché tutti hanno elogiato la loro squadra. Guarda, loro sono novizi nel mestiere, però sono veramente fantastici quest'anno, guarda. Vero? Lei ti sta guardando un po' male. È il primo anno che fanno la pizzeria al Live Rock Festival. Poi magari di ambiente lavorativo esterno alla festa l'hanno fatto. Senti, ascolta, ovviamente gestire la pizzeria come la cucina è un lavoro molto impegnativo durante queste sere, no? Come fate per non sentire la fatica?
Vabbè, diciamo che noi abbiamo una spina direttamente dentro la pizzeria, quindi bere non ci abbiamo problemi. Okay, il segreto. E poi comunque siamo tanti, quindi ci diamo sempre il cambio, ci sostituiamo e ci giriamo nel momento in cui uno è stanco, si può riposare tranquillamente. Senti, ma Marta Parri com'è come pizzaiola? Non so, sentila te, perché magari probabilmente lei ha un'opinione diversa dalla mia. Direi che a stendere le pizze quasi forse ha imparato. Quasi ha imparato, quasi. Magari per domenica diventa una pizzaiola che fa ruotare le pizze. Ci potrebbe stare. Bene, grazie ragazzi, buon lavoro. Allora noi usciamo, torniamo nella nostra postazione, grazie a tutti per essere stati disponibili con noi, perché veramente c'è un grande lavoro, quindi a volte non vogliamo disturbare un po' troppo, no? Quindi adesso vi riaccompagniamo alla nostra postazione. Ciao ragazzi, buon appetito! Magari spero di non cadere dentro un cestino. Scusa Bala, ti sto facendo correre un po', ma del tipo l'hai voluta la bicicletta o pedala. Allora, qua vediamo ancora, ecco, siamo tornati a on stage. Sì, scusate, sto correndo un po' troppo. Facciamo il giro per di là. Vedete che qua è tutto pronto, perché tra poco partiranno a suonare gli artisti. Al nostro, salutate, grazie. Vedete che alla nostra bellissima postazione c'è il nostro Betto che ci sta aspettando con un altro live painting bellissimo questa sera. Betto, sto arrivando da te, eccolo qua, Michele. Allora, le stanno riscuotendo tantissimo successo i tuoi disegni, te è ne vero? Sei reso conto? Sì, me ne sono reso conto anch'io e vi ringrazio a chiunque passi o guarda le dirette, vi ringrazio, no, c'è stata una grande accoglienza. Allora, il discorso è anche questo. Già la sua prima composizione artistica, vediamo il fantastico Banini che sta facendo il balletto. Sta facendo tutto stasera. Il balletto. Ce lo stiamo già discutendo, ma se lo prendo io no, ma lo voglio prendere io no, lo mettiamo in redazione, non lo vendiamo. È vero. Quindi possiamo dirlo che questi tuoi composizioni sono in vendita? Sì, se possiamo volete, dirlo, sì. Possiamo dirlo. Ok, grazie, nel senso. Non so se ce le troverete pubblicità. Da qui a domenica. Non lo so, io spero, insomma, che al massimo si possono anche rifare, vediamo. C'è problema, però grazie vediamo. A anche tutti. Anche personalizzate. Allora, questa sera, allora ieri abbiamo fatto il chitarrista. Questa sera chi facciamo? Questa sera c'è il batterista che sembra un po' un polipo, perché effettivamente ha tantissime braccia, però mi sono immaginato all'energia appunto che ha un batterista che deve coordinare tutto quanto come nel film Whiplash. È stato molto ganzo questo farlo, devo essere sincero, sono molto contento e non vedo l'ora di andarla a dipingere. Senti, io appena ho visto il tuo schizzo, sì, ho detto sicuramente questo sarà il più bello questo, secondo me, ma non spoilerare troppo, eh. Secondo me no, vediamo gli altri, secondo me io che mi ero già prenotata per questo. Secondo me gli altri sono interessanti, possiamo dire così. Venite a trovarci. Assolutamente, oltre a venire. Allora, voi dovete arrivare ad Acquaviva, andare al ristorante, mangiare le buonissimi piatti che fanno i nostri cuochi, ascoltare musica e nel frattempo bere birra e venirci a salutare e a vedere le opere di Michele Bettolini qua al Live Rock Festival di Acquaviva. Quindi noi vi salutiamo. Salutiamo mentre tu però, cominci. Okay, quindi iniziamo. Sì, perché così incanti il pubblico, loro si ingolosiscono e vengono prima. Esatto. Tattica. Betto, saluta il nostro pubblico perché sei ancora in diretta. L'avevo capito. Ero concentratissimo. Ciao Valdichiana, a domani. Ciao.